Questo motivo con teschio fa parte di un modello di sciarpa realizzato da Amanda Hyde, aka Stitch Noir, che si chiama Solid Skull Scarf. Io ho tradotto questo pattern in italiano e ho cercato di farvi vedere come si fa per lavorare la parte interna che è proprio, ecco, quella del teschio. Ovviamente seguite le spiegazioni del modello che trovate sullo spazio di Lilla e nella info box vi lascio il link e provate anche voi, se vi piace, a realizzare una sciarpa con questo motivo. Il filato che ho utilizzato è stato lavorato con un uncinetto 3,5. Ora vi lascio al tutorial e vedrete che non è affatto difficile da realizzare. Inizieremo lavorando 46 catenelle più 3 per voltare. Iniziamo una maglia alta nella quarta catenella dell'uncinetto, quindi 1, 2, 3 e 4. Le 3 catenelle che abbiamo lavorato ad inizio giro non hanno nessuna rilevanza, quindi non contano come punto. Adesso lavoriamo le altre 45 maglie restanti tutte a maglia alta. Voltiamo e passiamo a lavorare il secondo giro. Facciamo le nostre 3 catenelle e la prima maglia alta subito nella maglia alta sottostante. Nuovamente questo secondo giro sarà lavorato tutto a maglie alte, come abbiamo fatto per il primo. Ed eccoci alla fine del secondo giro. Voltiamo, facciamo le nostre 3 catenelle e iniziamo il terzo giro che lavoreremo come il primo e il secondo, tutto a maglie alte. Quarto giro viene lavorato con 3 catenelle per iniziare, che non contano come punto,
18 maglie alte. Ora la spiegazione ci dice di lavorare 10 catenelle e saltare 10 maglie alte di base. Per evitare che si formi un antiestetico rigonfiamento, io vi consiglio di lavorare un paio di catenelle in più, quindi ne facciamo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Saltiamo 10 maglie alte del giro precedente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nella successiva lavoriamo di nuovo a maglia alta realizzando 18 maglie alte fino alla fine del nostro quarto giro. Ecco qua, voltiamo, 3 catenelle, ora lavoriamo 15 maglie alte. Quattro, sei, otto, 10, 12, 15. 15 maglie alte. Saltiamo 3 maglie di base. Lavoriamo 3, 4, 5, 6 catenelle per come dice la spiegazione. Io ne aggiungerei altre 2. Quindi 8 catenelle e facciamo 4 maglie basse intorno alla catenella sottostante, quindi una, due, tre e quattro. Lavoriamo di nuovo le nostre 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Saltiamo i primi 3 punti alti e partiamo a lavorare dal quarto, lavorando 15 maglie alte in totale fino alla fine del giro. Voltiamo e iniziamo il nostro sesto giro con le solite 3 catenelle. Lavoriamo 12 maglie alte. Saltiamo dunque le 3 maglie alte di base, lavoriamo 8 catenelle, 2 in più delle 6 che sono previste nel modello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora passiamo a lavorare sulle 4 maglie basse del giro precedente e facciamo una maglia alta nella prima maglia bassa, due catenella, di nuovo una maglia alta nella maglia bassa successiva,
una catenella, nuovamente una maglia alta nella maglia bassa successiva, una catenella e una nuova maglia alta nella maglia bassa sottostante. Facciamo nuovamente 8 catenelle, saltiamo 3 maglie alte del giro precedente e dalla quarta torniamo a lavorare 12 maglie alte fino al termine del giro. Ecco qua, voltiamo e passiamo al settimo giro, 3 catenelle, 9 maglie alte, saltiamo le 3 maglie alte del giro precedente, lavoriamo 8 catenelle. Ora nella parte della bocca del teschio, in questa zona, lavoriamo 11 maglie basse. Iniziamo con 2 maglie basse intorno alla catenella sottostante e poi lavoriamo una maglia bassa per ogni punto che abbiamo, quindi una maglia bassa sulla prima maglia alta del giro precedente, una maglia bassa intorno alla catenella. Sulla maglia alta, intorno alla catenella e sulla maglia alta. Terminiamo con 2 maglie basse intorno alla catenella per un totale di 11 maglie basse. Le contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Lavoriamo di nuovo 8 catenelle, saltiamo le 3 maglie alte che abbiamo subito dopo e partendo dalla quarta lavoriamo le 9 maglie alte che ci porteranno alla fine del giro. Voltiamo e passiamo a lavorare l'ottavo giro, che è quello in cui facciamo le orbite del teschio. Iniziamo ovviamente con le 3 catenelle, facciamo 7 maglie alte. 1. Saltiamo le 2 maglie sottostanti e lavoriamo 10 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora facciamo 4 maglie basse sulle prime 4 maglie basse del giro sottostante, quindi iniziamo da questa e lavoriamo 1, 2, 3 e 4. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3,
3, 4 e 5, saltiamo 3 maglie basse sottostanti, quindi 1, 2, 3, e facciamo 4 maglie basse su quelle rimanenti, 1, 2, 3 e 4. Questo è lo spazio che creerà la cavità del naso. Ora voltiamo, perché dobbiamo rimanere sempre su questa lavorazione per fare le orbite. Facciamo 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Facciamo una maglia bassa passando intorno alla catenella da 5 punti sottostante. Fermiamo nella zona centrale proprio. Facciamo nuovamente 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e la fermiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo da questo lato. Ecco qua. E queste sono le basi delle orbite. Voltiamo nuovamente e facciamo 10 maglie basse intorno alla catenella da 10 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Passiamo all'altra catenella e lavoriamo anche qui 10 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Facciamo una maglia bassissima prendendo l'ultimo punto, che è una maglia bassa che abbiamo sotto, e chiudiamo anche questa lavorazione dell'orbita. A questo punto possiamo riprendere a lavorare per terminare il giro. Quindi facciamo 10 catenelle, saltiamo le due maglie alte iniziali e lavoriamo 7 maglie alte fino alla fine del giro. Ecco qua. Abbiamo fatto le nostre due orbite con il naso e i denti. Voltiamo e lavoriamo il nono giro.
facciamo come al solito le nostre 3 catenelle, lavoriamo 5 maglie alte. Saltiamo queste 2 maglie e facciamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora dobbiamo lavorare 16 maglie basse per formare la rotondità del teschio. Quindi dovremo fare 8 maglie basse intorno ad un'orbita e 8 maglie basse intorno all'altra. Per non sbagliarci, saltiamo le 2 maglie basse iniziali dell'orbita e iniziamo a lavorare dalla terza. Facciamo 8 maglie basse su quest'orbita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 8 maglie basse sull'altra, quindi dobbiamo solo continuare a lavorare sulle maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Facciamo nuovamente 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo le prime 2 maglie alte che abbiamo sulla parte terminale da lavorare e lavoriamo le nostre 5 maglie alte. Terminando così il nostro nono giro. Ecco qua. Vedete come inizia a prendere forma il nostro piccolo teschio al centro della, chiamiamola piastrella, insomma. Ora voltiamo. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Lavoriamo 8 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque e le restanti 3 le lavoriamo intorno alle catenelle. Quindi 6, 7 e 8.
6 catenelle, 12 maglie basse su quelle lavorate nel giro precedente. Ora nel giro precedente ne abbiamo lavorate 16, quindi saltiamo le prime due e lavoriamo 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vedete che rimangono libere 2 maglie basse da un lato e 2 maglie basse dall'altro. Lavoriamo nuovamente le 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e facciamo 8 maglie alte iniziando dalle 3 che lavoreremo intorno alle catenelle. 1, 2, 3. Continuiamo sulle ultime 5. Voltiamo per lavorare l'undicesimo giro. Facciamo 3 catenelle. 11 maglie alte. 8 più 3 intorno alle catenelle, 9, 10, 11. Ora dobbiamo fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dobbiamo lavorare 8 maglie basse. Allora eravamo rimaste a 12 maglie basse nel giro precedente, quindi dobbiamo eliminarne altre 4 dal lavoro. Saltiamo quindi 2 maglie basse iniziali e lavoriamo le nostre 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vedete, rimangono libere 2 maglie basse finali. Facciamo nuovamente le 6 catenelle. 11 maglie alte, di cui 3 intorno alle catenelle, le restanti 8 sulle maglie alte che terminano il giro. Ecco qua. Ora voltiamo e lavoriamo il nostro dodicesimo giro. Allora facciamo le nostre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e lavoriamo 14 maglie alte.
facciamo 6 catenelle, e 6 maglie basse sul nostro teschio. Quindi noi abbiamo sotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie basse, ne saltiamo una, la prima, e lavoriamo le nostre 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete come prende forma la calotta del cranio. Di nuovo ripetiamo facendo le nostre 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e poi lavoriamo le nostre 14 maglie alte per terminare il giro, ricordandoci di lavorare le prime 3 intorno alle catenelle sottostanti. 2 e 3, e continuiamo con le maglie alte fino alla fine del giro. Abbiamo terminato il nostro 12° giro, voltiamo il lavoro e lavoriamo il giro numero 13. Facciamo le nostre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e lavoriamo 17 maglie alte. Intorno alle catenelle, 15, 16 e 17. Facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e lavoriamo 4 maglie bassissime, quindi saltiamo la prima e l'ultima maglia bassa, inseriamo l'uncinetto nella seconda maglia bassa, estraiamo facendo la maglia bassissima, ne facciamo 4, 1, 2, 3 e 4, ed abbiamo concluso la calottina del nostro teschio. Ora facciamo di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e lavoriamo nuovamente le nostre 17 maglie alte partendo dalle 3 che facciamo intorno alla catenella sottostante. Ecco, abbiamo terminato il 13° giro, voltiamo iniziamo il 14° con 3 catenelle, 3 catenelle e 20 maglie alte. Facciamo le ultime 3 di questo lato intorno alle catenelle, 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6, e di nuovo 20 maglie alte per terminare il giro, lavorando le prime 3 intorno alle catenelle sottostanti.
quindi 1, 2 e 3 e le 17 che rimangono sulle 17 del giro precedente fino alla fine del giro. Ecco qua, abbiamo terminato il 14° giro, voltiamo, facciamo 3 catenelle e lavoriamo tutto il giro a maglia alta. Alla fine avremo 46 maglie alte la 20ª lavorata da questo lato, il lato iniziale. Ora nello spazio delle 6 catenelle lavoriamo 6 maglie alte, 1, 2 3 4 5 e 6 e continuiamo fino alla fine con altre 20 maglie alte. Terminiamo gli ultimi 2 punti. Ed ecco qui il 15° giro terminato. Ora, per terminare il pattern e il modello, non restano che fare altri 2 giri tutti a maglia alta. Ecco, già lavorato il 16° giro, questo è il 17° che sto per concludere. Ecco qua l'ultima maglia alta da lavorare. E questo è il nostro motivo a teschio racchiuso tra le maglie alte. Vi ricordo che questo motivo fa parte di un modello di una sciarpa che trovate tradotta in italiano sul mio blog Lo Spazio di Lilla e nella info box trovate il link. Vi ringrazio infinitamente per avermi seguita, spero che questo tutorial vi sia utile e vi rimando al prossimo tutorial e vi auguro buon lavoro. Ciao a tutte da Lilla.